Buongiorno a tutti. Stamattina faccio una pasta e cavolfiori a modo mio, non alla napoletana. Quindi non iniziamo. Olio extravergine di oliva in una pentola alta. Mettiamo uno spicchio d'aglio. Poi aggiungiamo una patata piccola. Mettiamo i cavolfiori. Le cimette che ho pulito e sciacquato per bene, una veloce mescolata. Poi metto un paio di cucchiai di salsa di pomodoro. E a questo punto metto l'acqua. Vi ricordo che ingredienti, dosi e procedimento sono nella descrizione del post. Ancora altra acqua. A questo punto, fiamma alta, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Dopo 40 minuti, visto che io l'ho lasciati abbastanza grandi i cavolfiori, schiacciamo un po'. Come vedete, anche la patata è rimasta intera, quindi schiacciamo anche la patata. Senza esagerare, tanto dovrà cuocere almeno un altro quarto d'ora. E a questo punto, visto che ho tolto solo adesso il coperchio, faccio cuocere per altri 5 minuti in maniera tale da far asciugare un po', senza coprire chiaramente. Ecco qui, passati 5 minuti, mettiamo la pasta. Ovviamente, come avete visto, pasta mischiata e poi mettiamo il sale. Senza esagerare, magari alla fine assaggiamo e regoliamo meglio. Allora, un minuto prima della fine della cottura della pasta, se la mangiate al dente, spegniamo la fiamma, mescoliamo e facciamo riposare per 2-3 minuti. Vi farò vedere che si asciugherà tantissimo. Ovviamente in questi 2-3 minuti ogni tanto andremo a mescolare. Eccola qua. Adesso ci metto, guardate che bella cremosa che è. Un po' di prezzemolo fresco, una veloce mescolata e poi nei piatti pepe o peperoncino. Io preferisco il peperoncino. Ecco qui, peperoncino oppure pepe e se volete parmigiano o pecorino. Assaggio con voi. Favolosa. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Soprattutto poi mettete un like alla pagina e condividete questa ricetta. Ciao a tutti e buon appetito!